Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. City Report, giornata di pioggia, l'autunno si fa sentire, in compagnia sempre del nostro amico Hermes. Come avete visto, torniamo in questo posto che è Via della Pecetta, quindi non sicuramente una zona periferica di Milano, tutt'altro, Ponte della Ghisolfa, eccetera. Cosa troviamo qui dopo 2 anni dalla nostra segnalazione? Hermes, tu è la prima volta che entri sì. Qui? Ma vedete attraverso gli occhi di Paolo Rusconi. Esatto. Guardate cosa c'è. Che ne dici tu? Beh, diciamo che non stiamo partendo niente bene. Troviamo subito il passeggino di... Non si sa se è usato per bambini o per trasportare oggetti. Abbiamo trovato le scarpe da bambini. Sì, esatto, all'ingresso le ho viste. Qua beni di prima necessità. Borotalco, bottiglie, scarpe, indumenti e quant'altro. Andiamo avanti perché ce n'è. Certo. Ecco. Addentrandoci troviamo come sempre il famoso carrello della spesa, stavolta è dell'INS, l'hanno scritto così non dobbiamo indagare. Per chi ci dovesse dire no, ma sono cose vecchie, ecco, anche se fossero cose vecchie, sono 2 anni che è uno schifo così sta roba, Municipio 8 Milano. Quella gliela facciamo sezionare, la mandiamo per fargli il DNA per dirgli di quanto è. Visto che dicono che magari potrebbe essere che non ci viene nessuno, io direi che da tutto quello che si vede qui e dove vedremo dopo di gente qua ne viene come. Questi sono bancali, scarpe da donna, bancali. Questo che cazzo è? Lo scalda vivande. La macchinetta dei popcorn? Sì. Ma guarda, ci sono anche le padelle qui, guarda. E questo? Che è? Un generatore? No, macchinetta del caffè. Oh, abbiamo anche la gioielleria. Sì, addirittura. Sì. Schifo. Scarpe ancora da donna. Addirittura, cioè, attrezzatissimo sto campeggio sotto al ponte della Ghisolfa. Guardate. Mixer frullatore ad immersione. Mini pimer. Per capelli. A me non serve, però qui ce l'avevano. E credo proprio di sì, guarda anche le scarpe qui. C'è buona. Oltre che troviamo valigie, trolley da ogni parte qui, eh. E tra l'altro saluto il nostro Paolo Rusconi, anche sotto l'acqua sempre presente. Guardate qui. Hop, hop, hop. Salitina per entrare dentro. Aiutino per entrare dentro. E non è l'unico che troveremo qui, al che la cosa ci fa parecchio pensare. Poi vedrete seguendo le immagini altre scarpe da donna. E voilà, ci siamo anche noi. Abbiamo anche la tenda per la riservatezza, quindi biancheria. Stand di biancheria, l'abbiamo appena visto.
Bottigliame vario, continua la nostra... No, stavolta le birre sono diverse, dai. Heineken, eccetera. Altri spazzatura immondizia, tutto disseminato. Vi ricordo che qua sopra passano i pedoni, passa il filobus, vedrete anche quello dalle immagini. Una piastra per i capelli. Oibò! Oibò! L'angolo stireria. Quanti ferri da stiro ci sono qui? Però vedi, quando la gente ci tiene alla cura della persona, guarda quanti ferri da stiro. Io a casa mia ne ho uno, guarda quanti ce n'è qui. Altre scarpe da donna, vino in barattolo, quello lo sappiamo cosa vuol dire, la desolazione, insomma, l'ubriachezza di queste persone. La cosa più sconvolgente è che sono passati 2 anni. E questa situazione, invece di migliorare, è peggiorata. Perché è peggiorata? Perché si è espansa. E poi soprattutto manca, quello che è mancato, un controllo del territorio, perché sti assembramenti non bisogna neanche farli formare. E secondo, giustamente, l'AMS o chi di dovere che venga a ripulire, perché è schifoso. Comunque, anche se non è propriamente sotto gli occhi di tutti, beh, se qualcuno si affaccia da quella balaustra per andare a prendere la filobus, si vede sta roba, eh? Attenzione qui, perché è a gradoni, eh? Anche qui altra birra, un altro trolley, una confezione di CD. Vediamo se c'è qualche... Oh, quanti CD! Vediamo se c'è qualche film che ci può piacere. Questo non lo so. No, tutta roba indiana, cinese. Roba indiana, cinese. Questi sono masterizzati, quindi non sappiamo cosa sono. Però guardate, c'è tutta la custodia completa, altre birre. Questa gioielleria qua, scusa, braccialetto, una collana, penso non sia oro, perché se no la lasciavano così incustodita, e altre collanine. Il bazar nel municipio 8, sotto il ponte della Ghisolfa. E qui Paolo, fai una ripresa così, non andiamo fino in fondo, perché tanto in fondo è chiuso, ho guardato io, è chiuso da prima di 2 anni fa, è un po' prima di 2 anni fa. DVD. Ma non è l'unico, aspetta, ma quanto quadri di Sky deve essere? No, ascoltami, ma non è l'unico, guarda. Incredibilmente ce n'è anche un altro qua. Guarda. Ma mi sa che non è un lettore DVD sto robo, no, eh. Questo qua è un lettore o di Sky o di qualche... Sì. Cos'è questo? Anche questo. Allora, questo qua deve essere questo qua è un lettore DVD, siamo sicuri. Questo qua è un decoder di Sky e... Che se ne fanno qua? No, secondo me... Mercanzia rubata? Sì, che roba che non gli serviva e l'hanno mollata qui. Cioè, vorrei far riprendere una cosa a Paolo Rusconi. Ok. Guarda come si sprofonda tra le immondizie qua, guarda. Guarda la mia gamba dove è andata a finire. Guarda. E poteva mancare un pezzo di scooter rubato, vedete, questo è un blocchetto, sicuramente non è uno scooter regolare, questo ce lo dicono tanti motivi, ed è finito qui anche questo pezzo. Stavamo parlando qui tra noi e noi, anche questo tronco d'albero che vedete qui appena segato, ma secondo voi è stato il comune che l'ha segato e l'ha lasciato qui? O forse magari quelli che frequentano qui hanno preferito tagliarlo perché gli è più comodo il passaggio? Chiediamo questo al municipio, chi di dovere ci fa sapere qualcosa. Noi siamo pronti ad ogni replica. In questo posto, Paolo, si vede che ci tenevano molto ai capelli. Infatti continuiamo a trovare phon in giro,
questo è un altro. Vabbè, anche il borotalco qui si spreca, guardate quante confezioni. Adesso facciamo le battute, un po' di ironia, piove, stiamo prendendo anche la pioggia. Però siamo sempre lì, sono passati 2 anni, ancora così? Ma. Un ricambio di intimi. Mi raccomando, non seguite quello che facciamo noi, siete dei cattivi maestri, vi fate male. Posto anche qui, siamo proprio a fianco al marciapiede, vedrete anche le biciclette, l'autobus, le macchine che passano, cavalcavia della Ghisolfa sempre. Qua abbiamo addirittura le cibarie, queste penso che siano... Oddio, il pesce più di 2 giorni non dura fresco, quindi non mi verrei a nutrire qui. Comunque abbiamo anche questo. Abbiamo anche da quella parte ancora lo scheletro di uno spazio pubblicitario, quindi del Comune di Milano, abbandonato lì così, giusto per non inquinare, l'hanno lasciato lì così. E anche tutto questo pezzo, come vedete, è conciato in questa maniera. Diciamo che non è un buon biglietto da visita, al di là degli occupanti, non occupanti, quelli che vengono e non vengono. Pensate voi a passeggiare in sto marciapiede e casualmente trovare qualcuno che vi invita a venire da queste parti? Direi che potrebbe essere una brutta esperienza. Andiamo avanti. E siamo in proseguimento, stiamo andando a vedere il secondo posto che dista dall'altro pochissime decine di metri. Il secondo posto è proprio di fronte al Conad e a Bimbo Store. Secondo voi sarà messo meglio? Andiamo. Ed eccoci, guarda Hermes, zona centrale di Milano, c'è di tutto e di più. Se qualcuno serve, siamo di fronte sempre, vi ricordo, Bimbo Store, Conad, Via della Peccetta, Municipio 8. Se vi serve un'inglesina per portare in giro i bambini, di discreta fattura, essendo stata qui sotto la pioggia, non è neanche conciatissima, insomma, altro che ricicla, verde, riutilizza. E siamo qui fuori dalla cabina elettrica della ferrovia Milano Lancetti, Melchiorre Delfico, quella famosa perché... fuori c'è tutta questa bidonville e le telecamere al suo interno sono puntate verso il marciapiede, il pavimento interno, quindi immagino la grande sicurezza. Secondo me riescono a vedere benissimo
quando i vermi diventano farfalle, la mutazione, perché più che per terra questa non riesce a vedere. E nel mentre, fuori da questa struttura, tra le case delle persone civili, i bimbi che vanno a scuola, gli anziani, le persone che lavorano, materassi appoggiati su questi New Jersey di cemento, ma non è neanche quello, perché ormai siamo stati abituati al peggio, purtroppo, ma quello che troviamo fuori lo dimostra, eh? City Report.